Al nuovo assessore allo sport e politiche giovanili, Franco Pettini, chiediamo in primo luogo un breve curriculum sulla sua attività e poi un indirizzo sulle linee generali che intende perseguire in questi anni. Buongiorno a tutti, sono Franco Pettini, assessorato allo sport e politico giovanile del Comune di Albino. Provengo dalle realtà sportive, quindi sono stato presidente di un'associazione sportiva sempre nel Comune di Albino, il Gruppo Sportivo Marinelli. Ho gestito, penso, il nostro gruppo e quindi di conseguenza ho fatto esperienza nell'ambito sportivo, anche praticato, non con grandissimi livelli, ma comunque con una buona intensità quello che è la pratica sportiva. Ho partecipato ormai da 17 anni a quelle che sono le attività sportive del Comune di Albino, quindi la conoscenza di poter sapere un po' come gira lo sport in questa grande realtà, in questo bel comune che abbiamo noi in Media Valle Seriana, per cui la conoscenza di tante società sportive e quindi anche i rapporti con le amministrazioni comunali precedenti, con gli assessori precedenti e con tutte quelle che sono state le occasioni, le manifestazioni. In linea generale, Assessore, quali sono le linee che intende perseguire in questi anni che la separano dalla fine del mandato? Siamo all'inizio. Siamo all'inizio di una nuova esperienza, all'inizio di una volontà importante che è quella di continuare a portare lo sport albinese innanzitutto come immagine. Lo sport albinese è grande, è importante e ha tanti tanti numeri. La realtà sportiva è enorme per quanto riguarda le società e gli atleti, meritano tanto spazio, quindi prima di tutto conoscere bene tutte le società, conoscere bene tutte quelle che sono le loro possibilità di sviluppo delle attività motorie dalla base fino a quelle che saranno le attività anche massima agonistica. Il mio impegno maggiore sarà soprattutto sulle fasce giovanili, quindi le fasce scolastiche, perché serve un'attività motoria soprattutto sulle fasce scolastiche, un controllo anche per quanto riguarda le attività generali per la seconda e terza fascia di età. Continuiamo quello che sarà lo sviluppo degli impianti sportivi, quindi mantenere bene quello che hanno fatto gli assessori precedenti, riuscire a sviluppare ancora di più gli impianti che abbiamo nel Comune di Albino, ma soprattutto gestirli al meglio insieme alle società sportive. Queste sono le prime cose che vogliamo fare e sviluppare assieme, soprattutto impianti, ma soprattutto aree ricreative per poter muoversi, per poter liberamente frequentare la Valle Seriana, Albino soprattutto. E per quanto riguarda le politiche giovanili? Politiche giovanili è un ambito per me nuovo da un punto di vista di assessorato, ma comunque riusciamo a entrarci in questo momento. Siamo veramente all'inizio di capire bene come si muovono le politiche giovanili, vogliamo fare in modo che i giovani del Comune di Albino siano inseriti, attivi, siano parte attiva, quindi siano loro a costruire le manifestazioni, siano loro a proporre le manifestazioni. Noi dobbiamo trovargli gli spazi, dobbiamo trovargli la possibilità di essere attivi e partecipi, attori prima di tutto di questa realtà nel Comune di Albino.